Buongiorno ragazzi. Nell'ultima lezione avevamo parlato delle guerre persiane, concludendo l'argomento, e con oggi quindi incominciamo con la lezione di oggi gli eventi relativi all'età classica. Infatti, per convenzione, come vi ho detto all'inizio dell'anno, la storia greca si divide in tre età fondamentali. L'epoca arcaica, che si fa andare all'incirca dal 620 al 480, quindi dal tempo dei primi legislatori scritti, no? Come ad esempio Dracone, fino alle guerre persiane. Le guerre persiane poi segnano l'inizio dell'epoca classica, dell'età d'oro, della Grecia. Dal 480 quindi fino al 323 avanti Cristo, data della morte di Alessandro Magno. Con la morte di Alessandro Magno si apre l'epoca ellenistica, la terza e ultima fase della storia greca, che per convenzione si fa andare appunto dal 323 avanti Cristo fino al 31 avanti Cristo, data della battaglia di Azio, 2 settembre del 31 avanti Cristo, in cui Ottaviano sconfisse i suoi nemici Antonio, e Cleopatra. Parliamo quindi oggi, come prima parte di questa lezione, di alcuni tratti generali dell'epoca classica, che si apre, come detto, con le guerre persiane, e qui rimarchiamo, no, l'importanza di questo evento storico capitale per i greci e quindi anche per il mondo occidentale, con la sua importanza notevole da più punti di vista, come abbiamo spiegato nelle lezioni precedenti. E l'epoca classica, come accennavo, rappresenta sicuramente il periodo più alto della civiltà greca, che in quest'epoca raggiunse la sua piena maturazione, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista culturale. Quest'epoca coincide, come vedremo, con il tempo di maggior sviluppo della città di Atene, che in questo periodo diventa la guida della Grecia. Infatti, un po' tutto il V secolo, che si era aperto con le guerre persiane, un po' tutto il V secolo avanti Cristo, vide lo sviluppo straordinario della democrazia ateniese. Ricordate tutti che Atene e Sparta, no, erano molto diverse per vari fattori, no? L'abbiamo detto in classe questo ancora. Sparta era dorica, mentre Atene era ionica, ad esempio. Sparta, era una oligarchia, no? Un'oligarchia aristocratica fondata su un severo inquadramento militare, la Agoghè, che culminava con la Cripteia, mentre Atene fu una democrazia, pur con tutti i suoi limiti, no? Che ben conosciamo. Non tutti gli abitanti della città erano attivamente coinvolti nella condivisione, nella gestione del potere. Però sicuramente Atene fu una città che iniziò un regime democratico e questa è la differenza da Sparta, ad esempio. E poi, come vi avevo detto, mentre Sparta era una città di terra completamente arroccata, no, all'interno della Laconia, Atene, fin dagli inizi, in qualche modo, della sua storia, fu una città con vocazione marittima e lo vedremo adesso nel V secolo, quando appunto la città si dotò di una flotta. Ricordate che proprio le triremi degli ateniesi avevano consentito a Temistocle di sconfiggere i persiani nel braccio di mare di Salamina. Ecco, quest'epoca vide fiorire, come vedremo, varie attività importanti ad Atene, no? La nascita della storia, innanzitutto con Erodoto. Erodoto e Tucidide sono i due storici maggiori del tempo, a cui si aggiunge Senofonte, terzo storico, terzo grande storico greco. Erodoto l'abbiamo ormai più volte, no?
citato nel nostro corso di storia, sia per l'Egitto sia per la tirannide di Periandro di Corinto e ovviamente per le guerre persiane, di cui Erodoto è fonte importantissima e imprescindibile. Tucidide, come vedremo, il secondo storico greco, è lo storico che ci parla in particolare di un conflitto, quindi lui concentra, a differenza di Erodoto, la cui opera in 9 libri è un insieme di argomenti e solo la seconda metà è dedicata alle guerre persiane, ma Erodoto è davvero una miniera di informazioni per molti aspetti del mondo greco. Tucidide invece concentra la sua storia solo su un unico grande argomento che è la guerra del Peloponneso, ma di questo parleremo più avanti. Quindi, quest'epoca vede fiorire ad Atene la storiografia, con Erodoto e Tucidide, il teatro, la medicina, l'arte, specialmente l'arte statuaria, e anche la filosofia. Ecco. Atene fu luogo di raduno di molte personalità, anche di molti intellettuali che si radunarono attorno al più importante uomo politico ateniese di quest'epoca, Pericle, di cui parleremo nella prossima lezione, e Atene divenne, per usare proprio un'espressione attribuita a Pericle, la scuola della Grecia, nel senso che si pose come modello che poi anche tutte le altre città, tutte le altre poleis avrebbero dovuto imitare. Questo periodo influì in modo decisivo su tutta la cultura dell'Occidente. Le radici della nostra cultura occidentale vanno in gran parte ricercate in questo V secolo, ateniese. Fu però ultima cosa che diciamo nell'introduzione, fu anche un secolo segnato da forti tensioni politiche, che infine sfociarono in una guerra civile, che durò per molti anni, per un trentennio, la guerra del Peloponneso, appunto, guerra civile perché venne combattuta tra le due principali poleis greche dell'epoca, Sparta e Atene. Ecco, con questa breve introduzione, noi ora passiamo a vedere nel resto della lezione gli eventi storici che vanno dalla fine delle guerre persiane, quindi dal 480 all'incirca, no? Da integrare poi con le due battaglie di Platea del 479 e di Micale del 478, fino al 431, che è l'anno della peste di Atene, l'anno in cui scoppia la guerra del Peloponneso. Questo periodo che vedete dura circa 50 anni, 480-430, no? Semplificando un po', venne chiamato infatti già dagli storici greci Penteconta Etia. Questa parola greca, Penteconta Etia, significa periodo di 50 anni, cinquantennio. Allora, le vicende delle guerre persiane, come abbiamo visto, avevano messo in primo piano il ruolo determinante di Atene e in particolare della sua flotta, composta da triremi. Ad Atene guardavano con fiducia anche tutte le città ioniche dell'Asia Minore, no? Tra cui Mileto, ricordate, quella che si era ribellata ai persiani e poi era stata distrutta da Dario. Nel 494. Ecco, le città dell'Asia Minore, della costa dell'Asia Minore, temevano di non essere al sicuro rispetto alla minaccia persiana. Avevano paura che presto o tardi i persiani sarebbero tornati a insidiarle, a mettere in pericolo la loro libertà. Ecco perché proprio per questi comuni interessi di difesa, tutte le citt molte città della Grecia, nel 477, quindi 3 anni dopo la battaglia di Salamina, nel 477 portarono alla formazione di un'alleanza tra varie città greche. Questa alleanza ha un nome da ricordare, si chiama Lega Delio Attica, detta anche Lega di Delo.
dal nome dell'isola di Delo, che abbiamo ricordato anche in classe perché era un'isola dell'Egeo, era l'isola in cui c'era uno dei tre santuari panellenici, no? Oltre a Delfi e Olimpia. Delo si diceva che fosse la patria di Apollo, La patria di Apollo è Artemide, che qui avevano un santuario. Qui ricordate tutti il mito della nascita dei due gemelli che vi ho raccontato in classe, no? Quando la tona partoriente venne rifiutata da vari luoghi dell'Egeo, l'unica isola che accolse la tona che doveva partorire i due gemelli era quest'isola che fluttuava fino a quel momento nell'Egeo, e poi la tona, per manifestare la sua gratitudine all'isola di Delo, la fissò appunto al fondo del mare in modo che l'isola diventasse stabile. L'isola di Delo era la sede del tesoro della Lega Delio Attica, che noi chiameremo appunto d'ora in poi Lega di Delo per questo motivo. E che cos'era? La Lega di Delo era un'alleanza di città di mare, di città marinare, che aveva come scopo, da un lato, la continuazione della guerra contro i persiani e la prevenzione di eventuali ulteriori futuri attacchi da parte dei persiani, e dall'altra la difesa delle città greche d'Asia Minore, delle città ioniche. All'organizzazione di questa lega contribuì molto la figura di Temistocle. La lega era a tempo indeterminato, per cui una città che ci entrava poi non poteva facilmente uscirne. E bisognava giurare, quando si entrava, di avere gli stessi amici e nemici delle altre città, quindi di avere una politica militare comune, e per suscitare così suscitare anche dal punto di vista simbolico l'eternità del patto, la cerimonia del giuramento veniva accompagnata dal gesto di gettare in mare delle barre di ferro, a sancire anche dal punto di vista simbolico l'eternità teorica di questo patto. Ogni città, ogni polis che faceva parte della Lega di Delo, ogni polis doveva dare un contributo in denaro e doveva anche fornire contributi in navi. In realtà le due cose erano alternative, quindi o si contribuiva con le navi, oppure, in alternativa, se non c'era la disponibilità di dare delle navi, si poteva dare un tributo in denaro. In realtà questo era uno svantaggio perché poche città diedero un contributo in navi, molte città diedero invece contributo in denaro, diventando col tempo di fatto suddite di Atene. È vero che all'inizio la Lega di Delo avviene su base ugualitaria, quindi le poleis che ne fanno parte all'inizio sono tutte teoricamente uguali, cioè ogni polis disponeva di un solo voto nella Lega di Delo, indipendentemente dalla sua grandezza, dalla sua popolazione e dalla sua forza militare. Quindi che fosse Atene o una città piccolissima, sulla carta aveva lo stesso diritto di voto, un solo voto. In realtà l'influenza di Atene sulla Lega di Delo era enorme, e quasi sempre riusciva a condizionare l'opinione anche degli altri confederati. La sede del tesoro della Lega, come vi ho detto, si trovava nell'isola di Delo, che fa parte di un arcipelago più grande che si chiamano le isole Cicladi. La guida della Lega di Delo venne affidata ad Atene, quindi Atene era la città che doveva organizzare e guidare la Lega nelle sue attività. L'assemblea di Atene, l'ecclesia, nominava un collegio di funzionari che si chiamavano ellenotami. Gli ellenotami, la cui espressione vuol dire tesorieri dei greci, appunto come dice il loro nome, erano incaricati di amministrare la cassa della Lega, la cassa
federale della Lega, in cui confluivano tutte le offerte delle poleis aggregate alla Lega di Delo. Le riunioni della Lega si tenevano a Delo una volta all'anno e, come detto, all'inizio tutti i membri partono su una base di uguaglianza, su una base ugualitaria. Dopo la fondazione della Lega di Delo, ad Atene, quasi tutti erano convinti che fosse necessario concentrare tutte le forze nella lotta contro la Persia, al limite anche rafforzando l'alleanza con Sparta. Quindi rafforzare l'alleanza con Sparta in funzione anti-persiana. Dicevo, quasi tutti erano convinti ad Atene di questa politica. Però non era questa invece l'opinione di Temistocle. Temistocle, che ricordate tutti, era il vincitore di Salamina, della battaglia di Salamina. Temistocle pensava che la rivalità tra Atene e Sparta sarebbe molto presto sfociata in un grave conflitto militare, a una guerra per il controllo del mondo greco. Riteneva che le due realtà di Sparta e Atene fossero talmente inconciliabili e diverse tra loro da non poter dare luogo a un'alleanza duratura. E quindi Temistocle aveva avviato una sua strategia militare che consisteva innanzitutto nel rafforzare il porto del Pireo, che proprio in questo periodo venne dotato delle lunghe mura. Come vi ho detto in classe, le lunghe mura erano quelle che univano il porto del Pireo al centro della città, quindi percorrevano il tragitto che portava dalla città di Atene al suo porto e al tempo stesso ne proteggevano il percorso. Erano mura molto possenti, una vera e propria cinta muraria, e assicuravano lo sbocco al porto anche in caso di assedio della città, no? Perché se anche Atene veniva assediata dai suoi nemici, in ogni caso era possibile, anche in caso di assedio, raggiungere il porto. Quindi Atene, anche se bloccata via terra, con le lunghe mura, comunque era in contatto sempre con la sua arma più temibile, ovvero la flotta. Ecco, il futuro avrebbe dato ragione a Temistocle, perché in effetti fu la sua linea quella confermata dagli eventi, no? Con lo scontro tra Atene e Sparta nella guerra del Peloponneso. Però sul momento erano pochi ateniesi che gli davano credito, che appoggiavano la sua linea. Anche perché la linea politica di Temistocle venne contrastata da un altro personaggio, sempre più in voga ad Atene, che era Cimone. Cimone era un aristocratico, figlio di Milziade, quindi dell'eroe di Maratona. Cimone era molto ricco, nobile, credeva nella tradizione, diciamo, e quindi Cimone, possiamo dire, faceva parte del partito, per così dire, ovviamente non nel senso moderno, faceva parte della fazione conservatrice, che si opponeva al partito progressista di Temistocle. Allora, in politica estera, la linea di Cimone era quella di proporre, appunto, come la maggior parte degli ateniesi si aspettava, un'alleanza con Sparta e una lotta accanita contro i persiani. Cimone poi era molto popolare presso il pubblico di Atene per vari motivi, innanzitutto per dei tratti suoi personali, caratteriali, di eleganza, di raffinatezza che il popolo ateniese apprezzava, e poi anche perché, visto che era molto ricco, era stato molto generoso nelle donazioni in favore di opere pubbliche, di monumenti, e in questo modo si era garantito la benevolenza del popolo, finanziando con i suoi soldi la costruzione di queste
opere pubbliche di questi monumenti. Aveva un vasto consenso Cimone presso la popolazione ateniese. Inoltre, a favore di Cimone, a favore del suo prestigio, accadde anche un fatto militare nel 469. Allora, verso quell'anno i persiani avevano deciso di riprendere l'iniziativa contro i greci, si erano stanziati con una flotta potente, con i loro alleati fenici, ricordate che i fenici furono alleati dei persiani, no? Per la flotta, si erano stanziati in Asia Minore e lì vennero attaccati da Cimone e dalla flotta dell'Io Attica nel 469. Ci fu una battaglia navale presso la foce del fiume Eurimedonte, in Asia Minore, e alla foce dell'Eurimedonte si scontrarono la flotta persiana e la lega de di Delo comandata da Cimone. La flotta dei persiani venne completamente distrutta. Questo episodio del 469 sul fiume Eurimedonte ebbe conseguenze importanti. La prima, il fatto che la presenza persiana nel mare Egeo svanì completamente. L'Egeo tornò ad essere un mare interamente greco. La seconda conseguenza riguarda la Lega di Delo. La Lega di Delo alla battaglia presso l'Eurimedonte diede una prima prova della sua grande potenza. E infine, terza conseguenza, l'autorità di Atene e di Cimone ne uscì molto rafforzata. A questo punto, anche perché il suo principale nemico, Temistocle, proprio per la sua linea progressista che pochi ateniesi capivano, come vi ho detto, erano quasi tutti conservatori a favore della politica di Cimone, Temistocle da qualche tempo era stato cancellato dalla scena politica ateniese, nel vero senso della parola, nel senso che aveva subito la pena dell'ostracismo. Temistocle era stato colpito dall'ostracismo nel 471 a.C. Quindi, come tutti sapete, l'ostracismo prevedeva che l'assemblea di Atene aveva il potere di condannare per 10 anni un cittadino all'esilio e alla confisca dei beni perché lo riteneva nemico della democrazia. Quindi, si poteva sospettare che questo cittadino avesse dei propositi di instaurazione di una tirannide. E per ironia della sorte, proprio Temistocle, l'eroe di Salamina, no? Che aveva annientato la flotta di Serse, del re persiano, del re dei re, ecco, proprio Temistocle finì come ospite alla corte persiana, dove morì qualche anno dopo, forse suicida, non lo sappiamo. Ecco, vedete che la politica ateniese con l'episodio di Temistocle rivelava ancora una volta un suo volto spietato, no? Nel senso che proprio l'eroe di Salamina venne ostracizzato per, nonostante fosse effettivamente stato un salvatore della patria, perché la sua volontà di innovare, di introdurre innovazioni, veniva considerata un ostacolo alla volontà dei cittadini, che era in linea semmai con la politica tradizionalista conservatrice di Cimone. Una sorte ancora peggiore era toccata a un altro protagonista delle guerre persiane, il re Spartano Pausania, colui che aveva vinto, no, nella battaglia di Platea del 479 contro i persiani. Allora, Pausania aveva instaurato un suo dominio personale a Bisanzio, che era una colonia sullo stretto dei Dardanelli, no? Futura Costantinopoli, e quindi venne richiamato a Sparta perché lo vedevano pericolosamente troppo vicino alla zona di influenza persiana. Pausania, re spartano, venne accusato di connivenza, di sospetti accordi con i persiani. Venne richiamato a Sparta, qui tentò un colpo di Stato,
venne condannato dagli Efori per alto tradimento, cercò rifugio in un tempio che, come sapete, era luogo sacro, ma qui gli Spartani lo murarono vivo nel 469, l'anno della battaglia dell'Eurimedonte. Pausania finì i suoi giorni murato vivo in un tempio, lui che era stato, no, anch'egli uno dei protagonisti delle guerre persiane. Concludiamo la lezione vedendo adesso come si arriva alla rottura dei rapporti tra Sparta e Atene. Dunque, nel 464 avviene un altro episodio importante, ovvero un terremoto che colpisce la Laconia, la regione di Sparta. Anche Sparta viene in gran parte distrutta da questo fortissimo terremoto e gli Iloti, approfittano della situazione per ribellarsi. Come sapete, gli Iloti erano la parte più debole, no? Che della società spartana, quella priva di qualunque diritto. Gli Iloti in questione che si ribellano erano in realtà popolazioni della Messenia che erano state conquistate da Sparta e che poi erano di fatto state schiavizzate. Gli Iloti combattono quindi una vera e propria guerra contro gli Spartiati e gli Spartiati, che erano molto superiori naturalmente dal punto di vista militare, costrinsero gli Iloti a ritirarsi su un monte in Messenia che era il monte Itome. Fatto sta che Sparta si era vista in difficoltà di fronte a questa ribellione in massa degli Iloti e quindi chiese aiuto ad Atene. Sparta chiese l'aiuto di Atene, Cimone, che come ricordate aveva fatto dell'alleanza con gli Spartani uno dei punti della sua politica, sostenne fortemente la necessità dell'intervento e mandò un contingente ateniese, un esercito ateniese, ad aiutare gli Spartani in questa ribellione contro gli Iloti. E siamo negli anni successivi al 464 a.C. Allora, i fatti che seguono sono poco chiari, qui vi do la versione più accreditata. Allora, pare che gli Opliti ateniesi non collaborassero poi molto una volta arrivati a Sparta. Quindi non partecipavano gli ateniesi attivamente alle operazioni di guerra, oppure, ipotesi alternativa, mantenere l'esercito ospite, quindi l'esercito degli ateniesi, costava troppo, per gli Spartani. Fatto sta che per uno di questi due motivi, quindi o la mancata collaborazione degli Opliti ateniesi o un eccessivo costo di mantenimento dell'esercito ateniese, fatto sta che però gli Spartani si insospettirono e invitarono gli ateniesi a tornarsene immediatamente in patria. Quindi questa fu, come potete capire, un'umiliazione gravissima per Atene, che prima era stata chiamata in aiuto ed ora veniva rimandata indietro. Quali fossero i reali motivi di questo allontanamento dell'esercito, noi non possiamo dire. Io vi ho riportato le due ipotesi più largamente accettate oggi. Però fu un'umiliazione sicuramente gravissima. E quindi l'uomo politico responsabile di questa scelta venne punito. Cimone, che aveva appoggiato l'intervento, nel 461 a.C., in seguito a questa grave umiliazione da parte degli Spartani, venne condannato all'ostracismo. Venne anche lui colpito dall'ostracismo e mandato in esilio per 10 anni. Ora, come tutti potete capire, fermiamoci un attimo a fare una breve considerazione sull'ostracismo. Questo strumento, che era nato, come voi forse ricordate, nell'ambito delle riforme di Clistene, con un fine preciso, no? Combattere la tirannide ed evitare che un uomo politico divenisse troppo potente. Ecco, questo strumento politico dell'ostracismo venne completamente snaturato, perse la sua originaria
funzione. Diventò un mezzo di cui gli ateniesi si servivano in realtà per eliminare uomini politici scomodi. Ecco, quindi l'ostracismo perde in qualche modo la sua funzione originaria. Questo affronto dell'esercito ateniese rimandato indietro portò alla rottura tra Atene e Sparta. Anche l'alleanza che 31 città greche avevano stabilito in funzione antipersiana, no? Ricordate nel 481 sull'istmo di Corinto, ebbene anche questa assemblea venne sciolta, abrogata, e Atene stipulò addirittura un accordo politico e militare con Argo, la nemica storica e giurata, no, degli Spartani. Infine, ricordiamo ancora una cosa in questa lezione: nel 462 c'era stata anche un'altra riforma che riguardava l'Areopago, la riforma di Efialte. Efialte era un uomo politico, no, un nobile che aveva fortemente ridotto il potere dell'Areopago. L'Areopago, ricordate, era il tribunale, no? Un antico consiglio di nobili formato dagli arconti usciti di carica e aveva in antico poteri molto estesi. Ecco, questi vasti poteri vennero trasferiti da Efialte alle assemblee popolari e all'Eliea, al tribunale popolare. All'Areopago rimase solamente la competenza per i delitti di sangue. Fu in questo periodo, dopo la riforma di Efialte del 462, che l'Areopago si trovò a vedere una limitazione de delle sue competenze solamente ai delitti di sangue. Nulla si sa della reazione della popolazione alla riforma di Efialte, se non il fatto che ci furono gravi tensioni e infatti Efialte venne assassinato alcuni mesi dopo. Ed è qui che inizia, dopo la riforma di Efialte, l'età di Pericle, che dominerà la scena politica per circa 30 anni ed è senz'altro l'uomo politico ateniese più importante del V secolo, tanto da aver dato legato il suo nome all'età d'oro di Atene, no? Conosciuta anche come età di Pericle. Di Pericle parleremo nella prossima lezione. Basti per ora ricordare solamente una cosa, dunque la democrazia ateniese, facciamo quest'ultima considerazione prima di aggiornarci alla prossima volta, la democrazia ateniese comprendeva quindi rispetto alle altre poleis sicuramente un maggior numero di cittadini che partecipavano alla vita politica, no? Una vita politica molto attiva, fatta di assemblee, magistrature, consigli, eccetera. Però, come vedete, gli uomini politici ateniesi sono tutti uomini politici che non appartengono propriamente alle classi sociali più basse. Sono tutti nobili in qualche modo, l'abbiamo visto, no? Cimone, Temistocle, più tardi Pericle. Per quale motivo? Potrebbe sembrare una contraddizione, no? In una democrazia, il ruolo guida viene preso da alcuni personaggi aristocratici. Potrebbe sembrare una contraddizione, ma non lo è, perché quali requisiti doveva avere un personaggio politico ad Atene se voleva diventare un leader, se voleva diventare un grande politico? Doveva avere praticamente quattro caratteristiche. Allora, innanzitutto doveva essere abbastanza ricco da poter dedicare tutto il suo tempo alla politica senza lavorare. Ricordiamo che Pericle fu il primo a introdurre la remunerazione, quindi lo stipendio, per i magistrati che ricoprivano delle cariche pubbliche. Questo naturalmente implicava che bisognava avere del denaro, essere ricchi abbastanza per dedicarsi a tempo pieno alla politica. Poi bisognava disporre dell'aiuto di un gruppo di seguaci, anche Pericle aveva il suo circolo di personaggi che lo sostenevano. Bisognava poi avere una grande cultura
in modo da orientarsi in modo sicuro, solido tra i vari problemi del diritto, della politica, no? Dell'amministrazione anche economica, finanziaria, quindi non ci si poteva improvvisare, leader politici. E infine bisognava anche avere una certa familiarità con l'arte del parlare in pubblico, con l'arte della retorica, del saper convincere i cittadini e l'Ecclesia, l'Assemblea. Anche con l'uso accorto dei gesti, ad esempio, comunque con l'uso attento e competente della parola. L'arte del saper parlare in pubblico diventa sempre più importante perché in una democrazia, come voi sapete, le decisioni vengono prese dall'Assemblea, che nel caso di Atene era un'assemblea diretta, no? L'Ecclesia, e quindi riuscire a convincere l'Ecclesia era fatto di fondamentale importanza. Da qui la necessità di controllare la parola con la retorica. Ed è questo il motivo che consentirà a Pericle di farsi assegnare per molti anni consecutivi, per 15 anni, la carica di stratega, che come sapete invece era annuale. Ecco, con questo noi ci fermiamo. Abbiamo visto in questa lezione gli eventi successivi alle guerre persiane fino all'inizio dell'età di Pericle. E la prossima volta parleremo appunto di questo importante personaggio con cui si identifica la storia dell'età d'oro della Grecia. Arrivederci.